più chiuso, e la sua virtù principale è la pudicizia, tanto che poi Manzoni ci confronterà il rossore di Lucia con il rossore, che non è indice di Verecondia, di Gertrude. Manzoni è un maestro non solo nel tratteggiare l'umanità, nel descrivere l'uomo e nel non scendere nei meandri dell'animo dell'uomo, ma un maestro anche nel creare delle contrapposizioni tra le figure, Gertrude con Lucia. Incontreremo la prossima volta Don Abbondio, che viene messo al pari del cardinale Federico, figure che sono completamente antitetiche. Signora, madre, reverenda, balbettò e non dava segno di avere altro a dire. Qui Agnese, come quella che dopo di lei era certamente la meglio informata, si credeva autorizzata a venire in aiuto. Illustrissima signora, disse, io posso far testimonianza che questa mia figlia aveva in odio quel cavaliere, come il diavolo l'acqua santa. Voglio dire, il diavolo era lui, ma mi perdonerà se parlo male, perché noi siamo gente alla buona. Il fatto sta che questa povera ragazza era promessa ad un giovane nostro pari, timorato di Dio e ben avviato, e se il signor curato fosse stato un po' più un uomo di quelli che mi intendo io, so che parlo di un religioso, ma il padre Cristoforo, vedete quanto parla Agnese. Siete ben pronta, allora risponde Gertrude a parlare senza essere interrogata. Interruppe la signora con un atto altero e iracondo che la fece quasi parer brutta. State zitta voi, già lo so che i parenti hanno sempre una risposta da dare in nome dei loro figliuoli. Agnese, mortificata, diede a Lucia un'occhiata che voleva dire: vedi quel che mi tocca per essere tu tanto impicciata. Bene, a questo punto Lucia si carica di forza e di coraggio e riconosce che quanto ha detto la madre è autentico, è veritiero. Ma Gertrude vuole saperne di più e quindi a parte parlerà con Lucia. A questo punto inizia il lungo flashback in cui si parla della infanzia di Gertrude, dell'adolescenza e dell'iter della monacanda. Io leggerei almeno le prime righe dell'infanzia. Era essa l'ultima figlia del principe, gran gentiluomo milanese, che poteva contarsi tra i più doviziosi della città. Ma l'alta opinione che aveva del suo titolo gli faceva apparire le sue sostanze appena sufficienti, anzi scarse, a sostenerne il decoro. E tutto il suo pensiero era di conservarle, almeno quali erano, unite in perpetuo per quanto dipendeva da lui. Quanti figlioli avesse, la storia non lo dice espressamente, fa solamente intendere che aveva destinati al chiostro tutti i cadetti dell'uno e dell'altro sesso per lasciare intatta la sostanza al primogenito. La nostra infelice era ancora nascosta nel ventre della madre e la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita. Rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o una monaca, decisione per la quale faceva bisogno non il suo consenso, ma la sua presenza. Bene, a questo punto io salterei al momento in cui Gertrude sostiene l'esame, a pagina 9. Il principe, il conte, viene paragonato a
al buon pastore da Manzoni. Quando Gertrude ha chiesto scusa, il padre si presenta come una figura misericordiosa, come il buon pastore del Vangelo. E all'arrivo, poco prima dell'arrivo dell'esaminatore, il principe fa chiamare Gertrude. Or su, figliuola, le disse, finora vi siete portata egregiamente. Oggi si tratta di coronare l'opera. Tutto quello che si è fatto finora si è fatto di vostro consenso. Pensate, un padre che parla ad una figlia che è stata così costretta in questo modo. Avete scelto voi fino ad adesso. Se in questo tempo vi fosse nato qualche dubbio, qualche pentimentuccio, grilli di gioventù, avreste dovuto spiegarvi, ma al punto a cui sono ora le cose, non è più tempo di far ragazzate. Quell'uomo da bene che deve venire stamattina vi farà 100 domande sulla vostra vocazione, e se vi fate monaca di vostra volontà, e il perché, il per come, e chi so io, se voi titubate nel rispondere, vi terrà sulla corda chissà quanto. Sarebbe un'uggia, un tormento per voi, ma ne potrebbe anche venire un altro guaio più serio. Dopo tutte le dimostrazioni pubbliche che si sono fatte, ogni più piccola esitazione che si vedesse in voi metterebbe a repentaglio il mio onore. È questo a cui tiene il conte, l'onore, l'orgoglio, la grandezza, il blasone della sua famiglia. Potrebbe far credere che io avessi preso una vostra leggerezza per una ferma risoluzione. Allora, a pagina 10, verso la metà pagina, il vicario, l'esaminatore, dopo i primi complimenti, signorina, le disse, io vengo a far la parte del diavolo, è l'avvocato del diavolo, vengo a mettere in dubbio ciò che nella sua supplica lei ha dato per certo, vengo a metterle davanti agli occhi le difficoltà e ad accertarmi se le ha ben considerate. Si contenti che io le faccia qualche interrogazione. Dica pure, rispose Gertrude. Il buon prete cominciò allora a interrogarla nella forma prescritta dalle regole. Sente lei in cuor suo una libera, spontanea risoluzione di farsi monaca? Non sono state adoperate minacce o lusinghe? Non si è fatto uso di nessuna autorità per indurla a questo? Parli senza riguardi e con sincerità ad un uomo il cui dovere è di conoscere la sua vera volontà per impedire che non le venga usata violenza in nessun modo. La vera risposta ad una tale domanda si affacciò subito alla mente di Gertrude con una evidenza terribile. Al cuore non si può mentire. Quindi noi sappiamo nel nostro profondo se stiamo facendo qualcosa che corrisponde al nostro desiderio vero. Per dare quella risposta bisognava venire ad una spiegazione, dire che era stata minacciata, raccontare una storia. L'infelice rifuggì spaventata da questa idea, cercò in fretta un'altra risposta, ne trovò una sola che potesse liberarla presto e sicuramente da quel supplizio, la più contraria al vero. Mi fo monaca, disse nascondendo il suo turbamento, mi fo monaca di mio genio, liberamente. Da quanto tempo le è nato codesto pensiero? Domandò ancora il buon prete. L'ho sempre avuto, rispose Gertrude, divenuta, dopo quel primo passo, più franca a mentire contro se stessa. Scrive Chesterton, uno dei più grandi scrittori del Novecento, che una menzogna che noi ribadiamo a noi stessi nel tempo diventa verità. E qui Gertrude ripete una serie di menzogne, una dietro l'altra, tanto che poi lei
interpreta benissimo la parte che aveva chiesto il padre. E fu così che dopo alcune domande l'esaminatore fu persuaso che questa fosse una vocazione autentica. E quasi a caso, in quel momento, quando l'esaminatore usciva dalla stanza in cui aveva interrogato Gertrude, passa il padre, che viene complimentato dall'esaminatore perché la figlia ha una buona coscienza e ha scelto secondo la sua volontà. E a questo punto ho riportato qui una parte che è stupenda e che secondo me merita una riflessione approfondita nel silenzio ciascuno di noi, perché Manzoni